Allora, buon pomeriggio da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. E come promesso, a seguito di quel breve short, ridondante breve short, dello short, su probabile quello che pensavo io, un guasto al rotore del mio sistema d'antenna per la IAGE 40 metri, ho tirato giù il tutto, rotore, antenna, ho fatto una bella manutenzione ed ero effettivamente convinto che il guasto fosse nel rotore. Fortunatamente no, una stupida spina del valore di 10 centesimi forse. Comunque, una bella manutenzione generale al rotore e vediamo un po'. Da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. È il quasi che mi frega. Allora, questo è il rotore, ripresa così a mano libera col telefono come mio solito. Gli elementi che costituiscono il rotore sono fondamentalmente il moto riduttore con ingranaggio e vite senza fine. Questo qua è un Bonfiglioli. Il sistema di trazione del rotore, che non è altro che un semplicissimo motorino da tergicristallo, quindi già ridotto, moto riduttore a una riduzione 41, due micro switch fine corsa, caratteristiche IP68, quindi adatte a essere usate all'aperto e all'acqua, e una telecamera per il posizionamento. Il tutto viene gestito tramite una scheda Ethernet e controllato da PC. Allora, ok, il sistema viene gestito dal software di controllo della scheda di rete. In questo caso non ho scaricato l'applicativo che lo sto utilizzando sul portatile e no, non voglio sovraccaricarlo troppo, poverino. E il controllo immagine da parte della telecamera. Qui sul palo di fissaggio poi dell'antenna, questo ho fatto dei segni con un pennarello per evidenziare il movimento. Quindi azionando il relè, vediamo che il sistema entra in rotazione. È lo stesso nell'altro senso. Adesso aspettiamo che arrivi a fine corsa. La riduzione è 41 e quindi decisamente ridotto e lento nel movimento. Un po' di pubblicità. Ok, è scattato il fine corsa. Eccolo qui l'immagine che riguarda il fine corsa. Dunque, il sistema di collegamento poi con lo switch di controllo avviene tramite cavi di rete. Ovviamente l'assorbimento del motore di trazione del rotore è circa 1,5-1,8 ampere. È quasi al limite per un cavo di rete, pur utilizzando due coppie per il positivo e negativo del movimento del rotore. Però diciamo che è un utilizzo occasionale e non continuativo del sistema. E tanto che c'ero, ho dato anche una controllata all'antenna, alla IAGE 40 metri monobanda della PKV. E considerato che era fuori da più di 10 anni, direi che si comporta molto bene. Gli interventi di manutenzione fatti sono stati: ho sostituito i tiranti perché dopo 10 anni ne avevano anche a basta e una controllata generale alla struttura metallica in alluminio. Non ho trovato niente di lasco, mollo o che abbia ceduto. Le plastiche, a parte una, ovviamente, ovvia, a parte una scoloritura superficiale del materiale, del polimero, non hanno nessun danneggiamento.
Quindi chi vuole realizzare un rotore d'antenna decisamente economico, perché il costo della telecamera è la cosa più scaccia in assoluto, è una telecamera da interni in una scatola stagna della Jeywis, è intorno ai 30 euro. Un motorino da tergicristallo lo trovate da rotamaio a 10 euro. Il motoriduttore Bonfiglioli, ovvero qualsiasi tipo di riduttore a ingranaggio e vite senza fine, si trova da un demolitore a peso, diciamo 30 euro. I due micro switch, e quindi con meno di 100 euro uno riesce a realizzare un rotore di caratteristiche decisamente interessanti. E questo era il rotore, il motoriduttore che pensavo di impiegare al posto di questo. Fortunatamente questo qua lo teniamo ancora di scorta. Quindi 73 da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, il quasi che mi frega. Attendo il cestello per riportare sul tutto. 73.